Dovreste vedere i nostri addobbi, non sapete quanto sono belli! E tu dovresti vedere com'è decorata la trattoria, è bella, bellissima, super bellissima! Beh, allora che la gara abbia inizio, è ora di accendere tutte le lucine natalizie! E mi raccomando, segui il mio consiglio. Se vieni qui, è meglio che indossi un paio di occhiali da sole, prego. Adesso! O rischi di rimanere abbagliato. Oh! Norman! Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere! Mamma! Mamma! Mike! Mike! Oh! Oh, cielo! Chiamo subito Sammy il pompiere! Signore, ce l'ho fatta! Finalmente ho addestrato Radar a consegnare il trofeo! Un incendio al supermercato di Dillis. Oh! C'è un incendio anche alla trattoria del pesce intero. Abbiamo due emergenze, un incendio al supermercato Il Prezzo è Tagliato e un altro alla trattoria del pesce intero. Sam, tu ed Elvis vi occupate del supermercato. Io e Penny andiamo alla trattoria del pesce intero. Bene, signore. Si è verificato un cortocircuito, quindi bisogna staccare subito la corrente. Vado a staccare la corrente, signore! Se volete, ho preparato della cioccolata calda. Oh, grazie. Niente Bro, di meglio a Natale. Ci voleva proprio. Mike, Sam. Mi dispiace per gli incendi, Sam. Me ne sono andato prima di concludere i lavori. Abbiamo voluto troppe lucine, la colpa è anche nostra. Ci dispiace. Allora è anche colpa mia, ho chiesto a Mike di mettere tante lucine. Beh, a questo punto ho paura che dovremo annullare la gara. Io credo che uno degli intrepidi eroi di Pontipandi sia appena caduto in trappola. Non preoccuparti, amico. Sto arrivando! Aspetti, Tom, non credo sia una buona... L'ho preso, amico! No, ho preso la radice di un albero! Oh, no! Sono rimasto bloccato anch'io! Ne ho abbastanza, ragazzi. È meglio che chiami subito Sammy il pompiere. Voi due non muovetevi da qui. Come Tom e Moose intrappolati nella tana di una volpe? Oh. Vado immediatamente, signore. Emergenza! Dirigetevi verso la foresta con Jupiter! Sam già in viaggio, vi verrà incontro con Mercury! Bene, ragazzo! Hai sentito cosa ha detto il capitano Steele? Si tratta di un'emergenza! Dovrai accelerare, ma allo stesso tempo cercare di guidare con la massima regolarità! Oh! Fai attenzione! Oh, capito? Bene, è rimasta mezza tazza, sempre meglio di niente. Oh, povero me! Scusi, signore. Sono lì dentro, Sam. Tom! Moose! Cercate di restare calmi! Vi tireremo fuori di lì il prima possibile! Ok, Sam! Ma fate molta attenzione, sembra che la tana stia cedendo! Oh, no! Dobbiamo prima allargare il buco, poi cercheremo di tirarli fuori. Ecco, prendi, Sam! Grazie, Elvis. Meglio incominciare a scavare. E alla svelta! Si fermi! Forse la cosa migliore è agire con calma e con la massima attenzione.
Sai una cosa, ragazzo mio? Credo tu abbia ragione. Sì, dobbiamo evitare che la tana ceda. Tu allarga il buco in superficie, io intanto scavo ai lati. Aspetta a scavare, Sam. Sarà meglio puntellare la volta della tana. Sembra che guidare non sia l'unica cosa che è bene fare con molta calma e attenzione, signore. Imbarazzante di quella volta che siamo rimasti appesi a un albero. Bene, spero che per gli intrepidi eroi di Panty Pandy non diventi un'abitudine intrufolarsi nelle tane delle volpi. Divertente! Tranquillo, Sam, non succederà. Cridlington, sono colpito molto positivamente. Hai seguito alla lettera i consigli che ti ho dato di agire con calma e con attenzione. Perciò te la sei meritata questa patente. Tieni, è tutta tua. Oh, grazie, signore. Guardate, la volpe! Credo sia meglio chiamare Sam il pompiere. Sam, vieni qui, presto! Le bombole di Moose sono finite sul fuoco! State indietro! Se all'interno è rimasto un residuo di gas, potrebbero esplodere. Se occorre, ho un estintore nel centro, Sam. No, in questo caso non è di alcuna utilità. Dobbiamo raffreddare quelle bombole anche alla svelta. Sarà meglio avvisare immediatamente la caserma. Bombole di gas finite su un fuoco nei pressi del centro per le attività montane. Bombole di gas su un fuoco al centro per le attività montane! Presto, riparatevi dietro alle rocce. Quelle bombole potrebbero esplodere da un momento all'altro. Subito, Sam! Pierre Morris, Cridlington, che cosa ci fate qui? C'è un'emergenza al centro per le attività montane, signore. Dobbiamo trasportare l'attrezzatura antincendio sulla freccia di Panty Pandy. La freccia di Panty Pandy è al centro, Penny. Oh no, e adesso che cosa facciamo? Oh, io so cosa possiamo fare. Ho il piacere di presentarvi la vecchia Bessie. Oh. Oh. Oh cielo. Andiamo, bellezza. Non puoi abbandonarmi, Bessie! Ah! Sì! E adesso, Bessie, fa vedere a questa gente di che pasta sei fatta! Andiamo! Bessie è la riscossa! Sì! Proprio come ai cari vecchi tempi! Spero che si sbrighino ad arrivare. E quello che cos'è? Questa è la sua vecchia autopompa, signore. Esatto, Sam. La cara vecchia Bessie. Prendo la manichetta. Qui, Gareth. Dobbiamo ancora raffreddare bene quelle bombole. Ti è mancato poco. Grazie, Sam. Figurati, non c'è di che, Moose. Ma la prossima volta che dovrai spostare le bombole, accertati che non ci siano fuochi accesi nei paraggi. Giuro che lo farò, Sam. Hai fatto un ottimo lavoro, vecchia mia. Sì, è che a volte parlo da solo. Sa che cosa penso, capitano? Che Bessie sarebbe un'ottima aggiunta alla nostra squadra. Oh, ne sei convinto? Sì, signore. E questo cos'è? Oh, è l'acceleratore, lo hai premuto! Il mio Norman non vedeva l'ora di andare alla caserma dei vigili del fuoco e convinto che otterrà il distintivo da pompiere. Oh, te lo immagini, Trevor! Il mio Norman, un vero pompiere, ne sarei immensamente orgogliosa. Oh, guarda come guida bene il camion dei pompieri! Oh, Norman alla guida di un camion dei pompieri! Oh, cielo! Sarà meglio chiamare Sammy il pompiere. E una volta che avrete imparato a fare tutte queste cose, potrete diventare dei bravi pompieri. Fate indietro, esploratori! A quanto pare abbiamo un'emergenza! Hanno visto Norman Price scorrazzare per Panty Pandy alla guida di Jupiter per tutti gli incendi. Come sarebbe a dire che hanno visto Norman Price scorrazzare per Panty Pandy alla guida di Jupiter? Ma se era qui insieme a noi appena un minuto fa! Sarà meglio che resti qui a tenere d'occhio i giovani esploratori!
verso il molo! Oh no, il mio pasticcio! La velocità sta aumentando! Si dirigono verso il molo! Troverò un modo per farli rallentare! Tu va avanti, Penny! Devi chiudere subito la strada e bloccare il traffico! Bene, ricevuto, Sam! Norman, non ti preoccupare, niente panico! Adesso voglio che tu spenga il motore, fallo con calma! Lo spegnerei se sapessi come si fa! Devi girare lentamente la chiave verso di te! Forza, Sam! E adesso devi premere con forza il pedale del freno! Qual è il pedale del freno? È quello che si trova alla tua sinistra! Qual è la mia sinistra? Che domande? È quella che non è la tua destra! È troppo lontano, non ci arrivo! Ci provo io! Norman, il mio piccolo pompiere, la mamma è qui! Ah, hai salvato il mio pasticcio, Sam! Mi hai fatto prendere uno spavento! Scusami, mamma! Oh, no! Mi dispiace tanto, pompiere Sam. Sono stato veramente stupido. Sì, è vero. Pensavo di essere diventato un vero pompiere solo perché sono bravo a giocare con un videogioco. Provare a guidare un automezzo grande come Jupiter è stato un gesto avventato e molto pericoloso. Ha ragione, Sam. Penny! Puoi spiegarmi come funziona il trapano? Ora non c'è tempo, Elvis. Mandy si è cacciata nei guai. Scendiamo in mare. Proprio adesso? Oh, cielo. Coraggio, Elvis! Dobbiamo andare! Ok, Mandy, mantieni la calma. Ora cosa farebbe un vero esperto di barche a vela? Un tronco che galleggia! Fantastico! So cosa fare! Forza, mettiamoci subito al lavoro! Penny, ti ricordi quei bulloni? Non è il momento, Elvis! Ma che cosa è successo? Ho cercato di dirtelo, ma non c'era tempo. Devo aver allentato troppo i bulloni. Mi dispiace tanto, Penny. Lo so che è tutta colpa mia. No, non è vero, Elvis. La colpa è anche mia. Avrei dovuto ascoltarti. Temo che Penny ed Elvis abbiano qualche problemino. Tom, presto, abbiamo bisogno dell'elicottero. Ok, ho legato la cima al motore. Tiralo su. Ottimo lavoro, Elvis. Sì, ma è inutile. Adesso che cosa facciamo? Sai che senza quei bulloni non possiamo agganciare il motore e ripartire. Arriva Sam! Per caso cercavate questi? Oh, grazie mille, Sam. Mi dispiace, ho combinato un guaio. Ho cercato di seguire il tuo consiglio e di restare calmo, ma i bulloni sono rotolati. Non c'è bisogno che ti agiti. Stai tranquillo, Elvis. In questo momento Mandy è dispersa in mare e ha bisogno del nostro aiuto immediato. Hai ragione, Sam. Adesso devo mantenere i nervi saldi e agire con calma. Ecco fatto! E ora andiamo a salvare la piccola Mandy! Ottimo lavoro, Elvis! Sei stato veramente bravo! Ehi, pompiere Sam! Guardate, è Mandy! Ha costruito l'albero con un tronco trasportato dalla corrente! È un'idea davvero brillante, direi geniale! Ti serve aiuto? Grazie, Mandy! Sam ha già provveduto! Aspetta un momento, Penny. È giusto che sia lei a soccorrervi. Riflettici. È vero. Sì, Mandy, abbiamo il motore in avaria. Portaci a casa, capitano Mandy! E qui c'è una bellissima sorpresa che abbiamo preparato per lei! Oh, questa sì che è una vera sorpresa! Una torta formato gigante! Oh, se solo il mio piccolo Norman potesse vederla! Norman, salta fuori dalla torta!
Non riesco più ad uscire! Mi è sembrato di sentire la voce del mio Norman! Infatti, è dentro la torta! Avete farcito una torta con il mio Norman! Oh! No! Ho fatto io la torta! È di legno! Cosa? Oh! Avrebbe dovuto aprirsi e... Oh! Oh! Niente da fare, si è bloccata! Fatemi uscire! Billis, ti prego, svegliati! Annusa questi fiori! Cosa facciamo? Lanciamo le stelle filanti? C'è puzza di fumo! La sento anch'io! Oh no! Non ho spento le friggitrici! Oh, dobbiamo uscire subito! Tutti fuori, presto! È pericoloso! Abbandonare la torta subito! Sarà meglio chiamare Sam il pompiere! Che sta succedendo? Oh no! Il mio Norman è intrappolato nella torta! Non preoccuparti, Dilys! Ci penso io a portarla fuori! No! Smettetela di spadacchiarmi da tutte le parti! Oh no! È troppo grande, non riesco a farla passare! E ora vi mostreremo la procedura per liberare il piede di una persona intrappolato in un secchio pieno di cozze fino a metà. Sei pronto, Norris? Certo, prontissimo! Eccellente! Oh! Io non riesco più a liberarmi dal secchio! Aiutatemi! Un incendio alla trattoria del pesce intero? E Norman Price è bloccato dentro un'enorme torta? Un incendio alla trattoria del pesce intero! Sembra che Norman Price sia bloccato dentro a una torta! Il mio Norman! Il mio piccolo Norman! Mike è ancora lì dentro che cerca di portare fuori la torta! State tutti indietro, mi raccomando! Non c'è niente da fare, non riesco a tirarlo fuori. Stai indietro, Mike, ci penso io. Sorpresa! Che succede? Forza, Norman, salta fuori, dobbiamo uscire da qui. È lei il milionesimo cliente della trattoria, Sam? Evviva! Oh, il mio piccolo adorato Norman! Non so come abbia potuto dimenticarmi della friggitrice, mi dispiace tanto. Siete stati molto coraggiosi, Sam. Capitano Porcellino, no, scusi, volevo dire Capitano Steele. In realtà stavamo cercando il capitano, cioè no, volevo dire il Porcellino d'India. Un Porcellino d'India? E hai pensato di usare queste attrezzature per ritrovare un Porcellino d'India? Oh cielo, non ci credo. Questa è una missione semplicissima per un pompiere. So io cosa ci vuole. Forza Elvis, ti aiuto a rimettere a posto. Cominceremo dal congelatore. Agli ordini, Sam. Andiamo, Elvis! Semi di girasole! Ah. I porcellini d'India li adorano! Ora li spargo sul pavimento e vedrete che quella bestiolina salterà subito fuori e verrà a mangiarseli! Oh, sì! Anche Norris sarà ghiotto dei semi di girasole! Norris? È il mio nome! Cosa... Fa niente, procediamo! Spargo i semi sul pavimento ed eccolo qua! E non ho ancora sparso i semi per terra! Non è qui per i semi, è spaventato. Guardate! Lo scantinato sta andando a fuoco! Chiamo subito Penny! Presto, tutti fuori dalla trattoria! Un incendio alla trattoria del pesce intero e un porcellino d'India che non riescono a catturare! Stai tranquillo, ti salveremo, Norris! Norris? Ma cos'è? Una nuova mania, quella di dire il mio nome? Dobbiamo portare in salvo il porcellino d'India, non me! Ah? L'importante è usare l'equipaggiamento adatto, Andy. Dobbiamo capire dove è scoppiato l'incendio, Penny. Là! Sarà meglio unire le forze. Come hanno fatto a prendere fuoco quegli scatoloni? Ah, ecco! Esatto, ora dobbiamo staccare la corrente. Staccata, Sam! Non so più cosa possiamo fare, davvero. Come facciamo a ritrovare Norris? Norris? Facile!
Eccoti qui, fai il bravo piccolo Norris. Non mi devi delle spiegazioni, Cridlington? Abbiamo dato il suo nome al porcellino d'India, signore. Andiamo, per l'amor del cielo, Cridlington. Non è certo questo che mi preoccupa. Anzi, io ho sempre avuto un debole per i porcellini d'India. No, devi spiegarmi perché hai sottratto delle attrezzature della caserma senza chiedermi il permesso. Mi dispiace tanto, capitano Steele. Se avessi sparso in giro qualche seme di girasole, il povero piccolo Norris non si sarebbe spaventato e di conseguenza non avrebbe cominciato a mordicchiare il filo elettrico. Sì, suppongo che abbia ragione. Sam dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Non credo di farcela ancora a lungo, Elvis. Sam! Sto calando l'imbrecatura, Sam! No! La mia povera chitarra! Mi dispiace, ragazzi, ma si sta facendo tardi. Sarà meglio tornare a casa. Per favore, mamma, aspettiamo ancora. Vedrai che inizierà. Purtroppo non abbiamo più tempo. Non mi resta che mandare tutti a casa. Signore e signori, buonasera. Ho paura che il cantante Elvis abbia avuto qualche contrattempo, perciò mi vedo costretto... Signore e signori, c'è stato un cambiamento di programma. Sarò io a cantare per voi. Lei? Sì, io. Coraggiosamente, perché un pompiere non si deve mai tirare indietro quando il pubblico lo reclama. Siamo pronti, maestro? Sì, certo. Io e la mia chitarra siamo sempre pronti. Su, batti le mani e batti l'elmetto. E ora batti i piedi e vai con il ritmo. La manichetta, tienila stretta. Balliamo tutti insieme, senti che aria di festa! Bene, Mike, per fortuna sei sano e salvo. Ma mi raccomando, in futuro voi due dovrete stare molto più attenti. Per fortuna sei salvo, Mike. Mi dispiace solo di aver perso il concerto. Anche se arrivassi in tempo non potrei più fare l'entrata che avevo preparato. Tom! Dimmi, Sam! Ascolta, ti andrebbe di fare un viaggetto extra per un concerto? Balliamo tutti insieme in caserma, yeah! Balliamo tutti insieme in caserma, yeah! Io sto cantando, l'allarme sta suonando! Balliamo tutti insieme in caserma! Grazie! Mi dispiace davvero tanto che Cridlington si sia perso lo spettacolo! Guardi! Elvis! Oh, sembra un supereroe! È decisamente il miglior concerto di tutti i tempi! Hai ragione, Norman, è davvero spettacolare! Se sei appeso a una scogliera e hai paura di cadere, ti basta chiamare l'eroico pompiere. Sam è l'uomo giusto! Sam è l'uomo giusto! Sam è l'uomo giusto! Sam è l'uomo giusto! Lui viene a salvarti ovunque tu sia, anche se ha aggrappato una chitarra la mia. Sam, Sam, Sam è l'uomo, Sam, giusto. È l'uomo giusto! Si può sapere cosa ci fate voi due quassù? Moose, credevamo fosse un orso polare. Ah, un orso polare? Perché pensavate che fossi un orso polare? C'erano delle impronte grandissime nella neve, le abbiamo seguite? Oh, Sam, guarda! Moose, allora abbiamo seguito per tutto il tempo le sue tracce. Adesso credi a quello che ti ho detto? Non esistono orsi polari a Ponty Pandy. Oh no! In Canada la prima regola per sopravvivere in montagna è evitare di fare rumore perché causa le valanghe. State tranquilli, ho sempre una torcia con me. Oh no, l'ho messa in carica e mi sono dimenticato di prenderla. Mi è venuta un'idea! Conosci le tecniche di sopravvivenza, James? Ora sono veramente preoccupata. Se i gemelli si fossero persi con tutta questa neve... Sì, hai ragione. Chiamiamo subito Sam il pompiere. Oh, è veramente uno splendido marchingegno. Davvero bello, sì. Oh, un'emergenza! James e Sara risultano dispersi nella neve. James e Sara si sono persi nella tormenta. È proprio il lavoro ideale per Saturn. Sam, tu prendi Mercury. Penny ed Elvis, voi andate con Venus e portate Saturn.
Ci terremo in contatto via radio, andate! Che mi dici, Elvis? Nessuna traccia? Non ancora, Sam. Ma un momento. Quello che cos'è? È probabile che siano loro, ma sono in tre. Sam, forse li abbiamo trovati. C'è una grotta nel bosco, un centinaio di metri ad est rispetto a dove sei tu. Ok, vado subito, Elvis. Ehi, James! Sara, dove siete? Restate tranquilli, vi farò uscire immediatamente da lì. Grazie, zio Sam. Grazie, Sam. Come hai fatto a trovarci? Forte! Sembra quasi un UFO! No, non è un UFO, è una telecamera speciale che utilizza il calore per ritrovare le persone. Wow! Penny, Elvis, ci siete? Per fortuna Saturn è riuscito a trovarli, sono tutti sani e salvi. Ah, non ci avevo pensato. Oh no, sento già l'odore nauseante dell'acqua e del sapone. Ce l'abbiamo fatta, finalmente! Possiamo tornare in caserma. Oh, sinceramente non è che muoia dalla voglia di lavare Giupiter e Venus, Sam. Guarda che disastro, non li ho mai visti così sporchi. Sei arrivato a terra, Moose? Non ancora, Mike. La fune è troppo corta, siamo nei guai. Oh, no! Beh, allora meglio tirarlo su. Non ce la faccio! È troppo pesante! Dobbiamo chiamare Sam il pompiere. Moose, hai un razzo segnalatore? Sì, certo. È nel mio zaino. Ora provo a prenderlo. Ce l'ho fatta! Prova a spararlo subito, allora. È l'unico modo che abbiamo di chiedere soccorso. State tutti indietro, mi raccomando. Sparo il razzo. Un razzo segnalatore nei pressi del faro. Qualcuno ha bisogno d'aiuto. Meglio chiamare Sam il pompiere. Oh, un razzo segnalatore è stato avvistato nei pressi del faro. Oh, Sam, Tom ha visto un razzo segnalatore vicino al faro. C'è bisogno del vostro aiuto. Va bene, ci muoviamo subito, Capitano Steel. Guardate, Sam il pompiere sta già arrivando. Trova piuttosto in alto. Cerca di resistere, Moose! Ti tireremo giù il prima possibile! Tom, mi ricevi? Qui abbiamo bisogno della doppia imbracatura. Ricevuto, Sam! Sto arrivando! Elvis, tieni. Tu e Penny gonfiate questo e sistematelo sotto a Moose. Agli ordini, Sam! Ehi, guardate lassù! È arrivato Tom! Avevi proprio ragione, Ellen. Si vedono cose veramente incredibili dall'alto del faro. Siamo scesi a terra, Penny. Ora puoi occuparti degli altri. Ricevuto, Sam. So che c'è il tuo zampino, Norman. Se siamo finiti nei guai, è solo perché non volevi lavare il furgone di Mike. Perdonami, mamma. Mi dispiace tanto di aver causato tutti questi problemi, pompiere Sam. Non ti preoccupare, Norman. Sono sicuro che riuscirai a trovare il modo di farti perdonare.